23 ottobre. Cosa succedeva 100 anni fa, questo giorno? Nasceva Gianni Rodari. Nasceva Gianni Rodari. Quindi oggi noi gli facciamo un... omaggio. Un omaggio. Leggiamo insieme e interpretiamo una bella storia, piccola filastrocca, poetica, di... Gianni Rodari. Gianni Rodari. E siamo qui perché la storia si svolge all'interno di un cortile. Intorno ci sono case, palazzi, porte, finestre, balconi. E nella parte di questo cortile due bambini stanno giocando a inventare una lingua speciale senza fare capire nulla agli altri. Brif braf! Dice il primo. Braf braf! Dice il secondo e scoppiarono a ridere. Su un balcone del primo piano c'era un vecchio buon signore che stava leggendo il giornale e affacciata alla finestra di rimpetto una vecchia signora né buona né cattiva. Come sono sciocchi quei bambini! Ma io non trovo, disse il signore che non era d'accordo. Non mi dirà che ha capito quello che hanno detto. Oh, invece ho capito tutto. Il primo ha detto: che bella giornata. E il secondo ha risposto: domani sarà ancora più bello. La signora arricciò il naso, ma stette zitta, perché i bambini avevano ancora ricominciato a parlare nella loro lingua speciale. Maraschi, Marabaschi, Pipirimaschi. E giù di nuovo a ridere tutti e due. E la vecchia signora: non mi dirà che ha capito anche adesso. Indignata. Ma invece ho capito tutto, disse il buon signore. Il primo ha detto: come siamo contenti di essere al mondo. E il secondo ha risposto: il mondo è bellissimo. Ma è poi bello davvero? Insisté la vecchia signora. Brif, bruf, braf, rispose il vecchio signore. E con questa bellissima storia e questo gioco di parole, gioco di fantasia, Gianni Rodari, noi facciamo un grande... Evviva, ciao! Ciao!